futuro. Voi sapete che non si può improvvisare. Questa è un'improvvisazione per me. E poi si pensa a che cosa si pensa? Si pensa a quello che si può fare. Qui adesso si devono limitare i danni, si deve cercare di fare qualcosa di serio, di professionale, senza far vedere che uno fa una cosa o l'altra. Quindi, in questo momento qui non si parla del momento o del futuro o di forte, perché voi sapete benissimo che ci sono delle regole e ci sono determinati allenatori. E quindi la società prende atto di questo, sta guardando un attimo in giro come si può muovere e quale sarà il medico del momento. Che tempo vi date? Il tempo è già scaduto. Il tempo, ogni minuto è un minuto perso. C'è solo da lavorare, vedere un attimino. Ci descrive l'umore dello spogliatoio, lei è appena stato lì con loro. Sì, ho parlato a lungo. Ho detto le mie impressioni, ho detto quello che penso, quello che stiamo facendo, come è successo. Ho detto che non voglio alibi, sicuramente oggi la squadra viene allenata dall'allenatore della primavera, come succede in tutti, perché la squadra si deve allenare, sabato ci andiamo a pescare e prenderemo delle, e cercheremo di avere delle soluzioni in queste ore, diciamo in serata o entro domani. Chi sta peggio in questo momento? Tutti. Voi, il pubblico, la società, i giocatori. Non penso che ci sia uno che stia. Io personalmente, il mio muro l'avete già capito. Ai tifosi cosa dice in questo momento? Gli dico solo che pensavo di dargli qualche soddisfazione in più, ci abbiamo provato, non mollo, ci proviamo ancora, sono convinto che faremo qualcosa di buono, sono convinto, ci credo ancora, non dipende solo da noi, ma dipende anche da loro, soprattutto da loro. Allora, i tempi. E che te l'ho detto? I tempi sono quelli. Stiamo qualcuno lavorando. Ha parlato, si è vociferato nella marea di allora, notizie, anche tu ti saresti anche tu avresti pensato anche a dimettere. Assolutamente. Questo sono. Allora, non ho parlato ancora con nessun allenatore, ho letto qualche intervista, qualcuno rifiuta, ecco, io non ho parlato, ve lo dico, siete tutti qua. Non ho preso ancora un esame, ho pensato tante cose, ma non ho parlato con nessun allenatore, ancora. Quindi quando leggo questo risultato, sono tutte cose non veritiere. E ve lo dice una persona seria, in persona. Quello che mi hai chiesto adesso non fa parte assolutamente in questi casi qua. Infatti, ho le spalle ben coperte, sono 28 anni che faccio questo lavoro qua. Questo è il momento, se sei un professionista, di far vedere e di salire in groppa all'asino e cavalcarlo bene, che deve diventare un cavallo. Quindi secondo te è più facile domani che oggi avere il nuovo allenatore? È più facile minuto dopo minuto, è più facile da un momento all'altro. Io adesso vi lascio voi, vado via, vado in giro per il mondo a fare il mio lavoro. Dacci solo un identikit di chi vorresti, cioè che tipo di allenatore vorresti in questo momento? Secondo te il medico, hai parlato di medico, che medico ci deve essere? Uno che usa il pugno duro o uno che cerca di essere, perché Calore era molto psicologo magari. Una persona seria. Una persona seria che deve essere seguita da professionisti. Rino Colomba può essere una possibilità? Ho detto non ho parlato, ho tanti pensieri e non ho parlato con nessun allenatore. Io sto cercando una persona seria. Oggi la sta allenando l'allenatore della primavera. Se lui rimane la persona più seria, una persona seria che deve fare, terminare questo lavoro, questo campionato. Quindi direttore, anche l'ipotesi dal canto la no, prendere... ho detto oggi la sta allenando quello che abbiamo qui, però io sto pensando a tante soluzioni, certo. E voi sapete bene, perché siete uomini di calcio, scrivete cronache sportive, sapete bene come è fatto il mondo, il sistema, come sono le regole, chi sono gli allenatori in giro, e quindi la vostra fantasia dopo sono mille cose. Io però ripeto, ho mille pensieri, mille cose, e mi sono confrontato col presidente. Diciamo che non c'è stata la possibilità di... avrei voluto, ma
dare, cioè, hai detto che non lo condividi questo esonero. No, non condivido professionalmente come stava lavorando, però condivido la presa di posizione di una proprietà. Non condivido le regole di questo mondo qua. Cioè, capisci allora che, cioè, tu prendi anche che sì. Caro sia arrivato alla fine e che si è sbottato. Capisco, sì. Senti, a proposito di una cosa, ce la puoi chiarire però. Ieri è successo un episodio piuttosto spiacevole. Io non ero in tribuna, me l'hanno detto. No, tra primo secondo tempo. Me l'hanno detto. Ecco, ci saranno provvedimenti o no? Sicuramente se c'è qualcuno che ha sbagliato ci saranno dei provvedimenti. Sicuramente non è una cosa, come ho letto stamattina sui giornali, è stato un po' più, come si dice, è stata più... Soft? No. Più dura? Il giornale è stata un po' più caricata. Ma la sostanza era quella. Perfetto. L'ha data lei la notizia a Calori stamattina? Sì. Come gliel'ha detto? Gli ho detto che mi sono confrontato a lungo col presidente, ho preso atto di queste cose qua, tutti possiamo sbagliare, e questa mattina gli devo dire che sto cercando un nuovo allenatore per guidare questo gruppo. Se ci può riferire come l'ha presa, come ha reagito? Sicuramente non credo che sia felice. Se l'aspettavo.